Con la canzone di Domenico Modugno, cantata dallo studente Vito Fasano, si è concluso l'incontro a porte chiuse tra le scuole Morvillo e Giorgi di Brindisi con il presidente del Consiglio Mario Monti e il ministro dell'Integrazione Francesco Riccardi. Compagni ed amici di Melissa Bassi hanno trascorso una giornata diversa a Roma, aprendo un nuovo anno scolastico con la voglia di ricominciare all'insegna dell'unità e della gioia di stare insieme. Ci rende molto vicini alle istituzioni questi incontri, molto particolari e molto accoglienti. Sì, ci stanno trattando come se fossimo a casa nostra. In questo momento possiamo dire che stiamo cercando tutti, con l'aiuto di tutti, di tranquillizzarci. Diciamo che la sicurezza la stiamo riacquistando anche grazie alle forze, alle autorità statali, quindi allo Stato, come il ministro Riccardi, il presidente del Consiglio, ma soprattutto il ministro Riccardi e il ministro Profumo, che ci hanno dato un sostegno indescrivibile. Dopo l'attentato del 19 maggio scorso, in cui morì la giovane Melissa e si ferirono 9 compagni di scuola, le istituzioni non hanno mai abbandonato gli allievi degli istituti brindisini. Io penso che questi giovani ci insegnano molto e ci hanno aiutato molto a capire. L'incontro del Presidente del Consiglio è stato un incontro molto bello, molto intenso, 3/4 d'ora, con una serie di domande belle, impegnative, e poi un ragazzo ha cantato anche Volare. La giornata è stato un modo per aiutare i ragazzi a pensare al futuro, senza dimenticare Melissa. Io nel primo tempo, dato che conoscevo Melissa, ho provato molto dispiacere, però dopo comunque la vita va avanti, dobbiamo imparare da questa tragedia a continuare a fidarci della scuola, sempre e comunque. Sempre conosciuta come una ragazza serena, solare, diciamo una ragazza davvero brava, una di quelle poche ragazze brave, un'eccezione dei tempi d'oggi, diciamo.